altro giorno. Fatti, personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 13 marzo 2023. Le nostre auto, la mobilità del futuro al bivio. Cosa è sostenibile per l'ambiente, ma anche cosa è sostenibile per le nostre tasche? C'è un tema importante oggi sul tavolo dell'Europa. Bentrovati a questa puntata di Un altro giorno. Io sono Marcella Cocchi e oggi vorrei parlarvi del fatto che a Strasburgo il governo italiano vuole frenare i vincoli Euro 7 per le auto, quelli che erano stati proposti dall'Unione Europea in novembre. Diciamo subito che colpisce il fatto che l'Italia su questo punto sia in sintonia con la Germania, da sempre sensibile alla questione ambientale, ma questa è la Germania della cosiddetta coalizione semaforo, dove i liberali sugli interessi delle imprese pesano parecchio. In ogni caso, dicevo, accade che su impulso della Repubblica Ceca, che ha organizzato il vertice, si ritrovino tutti i paesi critici. Leggerete sulle nostre cronache l'esito di questo incontro. Oltre all'Italia e alla Germania, si tratta di almeno altri 10 stati, tra cui Francia, Polonia, Spagna, Portogallo. È un blocco del no, di paesi diversamente green scettici, perché mossi da interessi differenti. Sostengono però tutti che se il regolamento dei target Euro 7 fosse approvato immediatamente, le case automobilistiche dovrebbero effettuare investimenti ingenti sui motori termici per tagliare inquinanti come ossidi d'azoto e particolato. Investimenti che, dicono, paradossalmente potrebbero rivelarsi inutili, dato che l'altro, anzi il vero obiettivo della UE, è quello dello stop ai motori diesel e benzina dal 2035. E, tanto vale ricordare subito che anche su questo l'Italia si sta mettendo di traverso, essendo già riuscita a ritardare il vertice per definire quella che sarebbe una vera svolta verde. In questo podcast cercheremo di capire le due ragioni che si contrappongono, perché la questione è davvero complessa. Da un lato c'è il rischio che l'Italia, se conduce una battaglia di retroguardia, resti ancora più indietro, in un momento in cui ci sono case automobilistiche europee come Volkswagen o come Volvo che puntano tutto sull'elettrico. Tra l'altro, una curiosità, sapete qual è la seconda auto elettrica più venduta in Europa dopo Tesla? La nostra 500 Fiat Stellantis. Inoltre, la riconversione delle auto endotermiche a combustione interna potrebbe creare figure professionali e posti di lavoro completamente nuovi, anche perché il nostro paese è un grande produttore di componentistica per l'auto. Dall'altro lato, però, il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, oggi a Strasburgo, definisce l'accordo sulle auto un suicidio, perché bisogna tutelare i posti di lavoro esistenti e la filiera dell'auto. Allora, mettiamo a confronto il duello di filosofie con due big del settore. Michele Crisci è il presidente di UNRAE, l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, e sostiene che è inutile fermare quello che non si può arrestare con la politica, dato che l'obiettivo CO2 zero è imprescindibile. È possibile fermare con una legge il cambiamento? Sicuramente fermare con la legge il cambiamento credo che sia assolutamente possibile. Se di cambiamento parliamo, di cambiamento dovuto a quello che sta accadendo, quindi sostanzialmente gli impatti sul clima di quelle che sono le operatività industriali, le operatività generali della nostra società. Io credo che la legge debba tendere a normare questo cambiamento, questa transizione, quindi quando parliamo di 2035 eventualmente fine dei motori combustibili a combustione interna piuttosto che ciclo omologativo Euro 7, io credo che sarà molto importante considerare come gestire strutturalmente questa transizione in modo tale da dare alle aziende che hanno già deciso, perché il settore dell'automotive ha già deciso chiaramente in che direzione andare, quindi andare a quello della CO2 zero, che poi questo significa investire sull'elettrico come già stanno facendo tutte le case automobilistiche, non solo europee ma anche a livello mondiale, piuttosto che andare alla ricerca di altre tecnologie che saranno presumibilmente l'idrogeno. La Germania sta spingendo verso anche gli fuel, che però ovviamente hanno degli impatti non completamente neutrali. Io credo che, ripeto, la tecnologia debba basarsi, e anche la norma devono basarsi sulla neutralità tecnologica, quindi chiunque deve essere in grado di poter arrivare alla CO2 zero seguendo percorsi diversi, ma credo che la CO2 zero debba essere imprescindibile, quindi non credo che
possiamo con una norma eliminare il cambiamento climatico a cui stiamo assistendo. Io credo che sia fondamentale, ribadisco, per l'Europa e per l'Italia soprattutto, che da questo punto di vista sconta un ritardo indubitabile, credo che sia fondamentale che il governo italiano, d'accordo con l'Europa, vari al più presto un'agenda di riconversione industriale, ma di riconversione industriale che però abbracci le nuove tecnologie e non le respinga e le ritardi, anche perché di questo non abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di proteggere i nostri posti di lavoro, come dire, riconvertendo le nostre capacità, le nostre qualità industriali e imprenditoriali che da sempre sono state fiore all'occhiello del nostro paese. Gianmarco Giorda è invece il direttore generale di ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Questo accordo per imporre gli standard Euro 7 è sbagliato, secondo voi? Ma fondamentalmente per tre motivi. Noi le chiamiamo le 3T: target, timing e testing. Per quanto riguarda il target, riteniamo che gli obiettivi in termini di riduzione degli inquinanti siano troppo ambiziosi e difficilissimi da raggiungere così come sono stati presentati per l'industria, perché il tempo è poco e non ci sono oggi delle soluzioni tecnologiche in grado di arrivare a quegli obiettivi. Giusto per fare un esempio, per i camion la proposta prevede di diminuire di 5 volte l'NOx e di 3 volte il particolato. Ripeto, sono obiettivi più che ambiziosi e realistici. Per quanto riguarda invece il timing, il tempo, anche in questo caso tempi troppo ristretti. Per le autovetture il 25, per i camion il 27, luglio 25, luglio 27, è proprio dell'iter di approvazione della proposta. Il tema invece del testing, che è la terza T che citavo all'inizio, anche in questo caso sono state introdotte delle regole veramente molto molto stringenti. Per fare un esempio, per i camion tutte le prove per misurare le emissioni non verranno più fatte in laboratorio ma con degli strumenti all'interno del veicolo. Questo chiaramente necessita, per esempio, la necessità di mettere a punto anche degli strumenti che siano in grado di funzionare in maniera corretta e che abbiano anche dei limiti di tolleranza adeguati, perché basta chiaramente poco per avere un risultato molto diverso. E anche per quanto riguarda il testing sono previste delle prove un po' irrealistiche. Per esempio, sulle autovetture vengono fatte le prove con un'autovettura che per 2 settimane deve essere guidata a meno 5, meno 7 gradi di temperatura, piuttosto che per 2 settimane deve essere testata al massimo della sua capacità, appunto, di carico per molte settimane. Ecco, sono tutta una serie di elementi che riteniamo che facciano sì che questa regolamentazione, così come è stata proposta, non sia accettabile, e dobbiamo lavorare nei prossimi mesi per cercare di migliorarla. Al di là delle ragioni comprensibili di entrambe le parti, resta un interrogativo di fondo. Perché il governo, i governi, nel momento in cui tutte le case automobilistiche si buttano sui modelli elettrici, invece di impegnarsi a frenare, non investono sulla cosiddetta transizione ecologica, evitando così di restare confinati al passato e a un mercato tradizionale di serie B?